buona giornata e benvenuti ancora una volta da Barcellona, dove oggi si chiude il Mobile World Congress nell'edizione 2017. Abbiamo conosciuto in questi giorni nuovi prodotti, nuovi servizi e nuove tecnologie legate al mondo della mobilità. Non solo smartphone, ma anche diciamo idee interessanti che potrebbero entrare nella nostra vita domani, ad esempio per i pagamenti. Visa, siamo nel suo spazio in questo momento, ha lanciato l'interazione con Alexa, il servizio di intelligenza artificiale di Amazon, che ancora non è disponibile nel nostro paese. Per i paesi in cui è già presente, ad esempio gli Stati Uniti, l'Inghilterra e prestissimo anche la Germania, sarà possibile parlare ad Alexa e inviare denaro ad altre persone semplicemente con il comando della voce. E poi altre soluzioni di pagamento molto curiose, come questo anello che vedete in questo momento, viene indossato e avvicinato al POS, può permettere di trasferire del denaro davvero alla velocità della luce. Oppure pensate, questo piccolo oggetto, ne ho due o tre per le mani, questo piccolo oggetto con una carta di credito al suo interno, anche questa per i pagamenti in mobilità, molto semplici. Sono solo alcuni dei servizi che sono stati presentati qui al Mobile World Congress, andiamo a conoscerne altri. Ecco un altro esempio della tecnologia di domani, dell'internet delle cose, in questo caso con un progetto dell'università scozzese insieme a Vodafone, che ha realizzato un metodo per tracciare il movimento delle foche. Vedete un esempio della specie che viene tracciata alle mie spalle. Con questo progetto particolare gli animali sono stati dotati di un localizzatore che trasmette in tempo reale la posizione. Si sta cercando di capire per quale ragioni stiano scomparendo e perché stia accadendo così velocemente. Questo include ovviamente l'utilizzo della trasmissione attraverso una SIM, quindi attraverso la rete mobile, la localizzazione satellitare, e il progetto ha ovviamente un aspetto importante nel miniaturizzare l'oggetto che accompagna gli animali senza disturbarne le attività. Un altro degli esempi della tecnologia presente qui al Mobile World Congress a Barcellona. E infine l'automotive, questo è un tema importante che combina il Mobile World Congress con probabilmente altri saloni in cui vengono presentate automobili. Alle nostre spalle uno degli esperimenti più curiosi di Telefonica, che ha messo una postazione di guida qui all'interno della fiera con cui si comanda un'auto che è a 70 km di distanza, e con il comando, quindi il volante e i pedali che sono presenti qui in fiera, si guida l'automobile posizionata in un circuito invece in un altro punto della Spagna. Tutto questo è la tecnologia che domani entrerà nella vostra vita, anticipata dal Mobile World Congress 2017, e per quest'anno è tutto. Ci ritroviamo il prossimo anno.